Il nostro eroe, dopo aver fatto un saluto alla saggia del villaggio. Trap. Ragazzi, qua non si esce di casa perché fa un freddo bestia. Questa è la situa. Si è ritrovato tra le mani una trattativa da 40.000 euro. Un ragazzo molto importante, compagno di mia sorella, e che ieri Riccardo è stato contattato da una persona su Instagram che gli ha detto: "Ehi, americano, NFT investor. Artist, art investor, ti compro queste opere per 10.000 dollari." Che abbiamo detto: "Ci devo pensare." No, non ci dobbiamo pensare assolutamente. E siamo qui adesso io e me medesimo a creare un account Coinbase. E non so niente di cripto, più o meno, anche se ho avuto un passato da criptologo. E sto creando sto account Coinbase. Non capisco un cazzo questa roba. Quando non programmi le cose, succedono cose particolari. Sempre meglio che annoiarsi in un lavoro che non ti piace. Quindi, ragazzi, però ci serve la canzone giusta. Tra l'altro ringrazio Gian Maria, mio grande amico, perché mi sta aiutando in questa impresa di guadagnare 10 pali vendendo delle immagini digitali. Le ore passavano e la tensione era alle stelle per i nostri eroi. Eric, cosa ne pensi? Cosa succederà? Che ne sarà di Ma me? mi ha convinto di sti 40.000 euro, però basta, è così, così Esatto. fare dei draghi. Proprio mettersi, non so, in ridicolo. Basta così, non c'è mica dei pezzenti, adesso ormai va bene, è andata. Però abbiamo proprio sbagliato questa cosa. Chissà che grasse risate che si fa lui. Il pappone di quadri di NFT. Beh, Se vendiamo è un bel Natale. anche senza, Sì, alla anche fine potete tagliare un pandoro. Cosa ha avuto di B? Cosa ha avuto mettere? Alla fine si è rivelata una bellissima presa per il culo. Quindi ho deciso di mangiarmi un ghiacciolo. Madre. Come stai? Guarda che grasso che è. Momore, l'è bello, l'è l'amore mio, l'è il mio amore, bravo. Quanto le fatti? Guarda che è un gatto da divano, è bellissimo il gatto. Guarda che silhouette! Andrea? Andrea? Babbo Natale esiste? Ma così Andrea? A 27 anni ancora che le domande lì? Pensavo che io avessi capito che non esiste! Che non esiste! Ah, raga. Una notizia sconvolgente. Sì. Dai, andiamo. Mi hai mentito? Ma quindi... Chi sei che porta i regali? Mi? Non voleva crederci. Le renne. Renne, tutta roba che hai in età, Andrea, Dio uomo, per fare bello Mi sta Natale. tanto, è il ragazzo di Sofì. Nella mattina seguente, ovviamente, siamo partiti con la carica giusta. Anche se non capisco cosa dice, ma... Meglio che mi chiedevi cosa soltanto in testa. Pedro Sampaio. No. Hai introdotto in ordine casuale il brand Pedro Sampaio, da Amazon Music. Mi piace Pedro Sampaio. Ciao amici di Andrea, non sono la nonna, sono la mamma. E ho solo 59 anni. Cazzo! Che vecchia. Da buttare quasi. Ma c'è Mike? Mike, sta andando fuori? Mike! Okay! Lulu? Alexa, metti Heat Waves. Alexa, metti calm down. Calm down.
Buongiorno, alleluia, di Shiva, Fit Sfera e Basta, da Amazon Music. La cifra è bella ma l'ho vista brutta, fucile d'assalto, le portiere si aprono verso l'alto, anche loro sanno dove sto andando. Puoi giocare col mio cuore, non lo fare con i miei soldi. Ho più fra con i problemi che fra che li hanno risolti. Ho avuto pause, gli ultimi spesi non sono bastati, sono in città soltanto per fare, ma nessun Dio mi può giudicare. Grazie a me, grazie a Dio, alleluia, alleluia. Mio fra cuore quando vede la battuta, la mia testa porta. Allora ne faccio una talmente grossa che sembra una zucca, cioccolata al collo, porta fortuna, ma non aspetto che ci vada. Tu hai una pistola, ma non le palle, e non ti crescono quelle da grande. Lei era una troia come le altre, però l'ho fatta sentire importante. Il Lamborghini Camo, in giro sanno che il capo, sì, la notte fa freddo in quartiere a Milano. Senti il testo, senti il testo. Francesco Totti, bello figo. Io sembro Francesco, tutti sanno chi mi chiama, bello figo Totti. Tutti sanno, oh bello figo, invece sono Totti. Sono troppo Francesco, la mia figa è bionda come Francesco. Se la figa dice che non sembro Francesco, io le dirò, guarda che ti sbagli. Francesco Totti, Francesco Totti, perché io sembro, sembro Totti. Sì, Totti. Oggi siamo andati in un posto diverso dalla mia cameretta, ovvero il mio ufficio cameretta. Eccolo qui. Siamo sempre al solito posto, sempre on point, on time per stirare per Baba Yaga, guarda la guerciata su. Però sì, siamo operativi, abbiamo pure il draghetto buddista che ci tiene compagnia. Vivo in pace, Nipsey Hussle. Allora, stavo ragionando su questa cosa e ho un blocco sul fare i soldi, su fare più soldi, perché quello che mi triggera, quello che mi crea un disturbo è questo pensiero. Non posso fare soldi perché perdo tempo nella vita reale. Questo è un qualcosa che è ricondotto al passato. Collego magari la relazione che è finita col fatto che lavoravo troppo, ok? Fatto anche perché mi è stata detta questa cosa, forse. E quindi ciò che mi causa come altri pensieri sono che brucio il tempo con le persone, non sto con i miei, non passo il tempo con la mia famiglia, con i miei amici. E in questo modo è assurda questa cosa, ma è così. Sento che sento che non posso più ricevere amore, attenzione da queste persone, quindi come se le perdessi nella mia vita se lavoro. Mi sento in colpa e sento come se le persone potessero abbandonarmi, no? Ora so che questa cosa non ha senso attivamente a livello conscio se dovessi parlarne con queste persone, la mia famiglia, i miei amici e così via, però è un meccanismo della nostra mente, funziona così. Amici, piccolo aggiornamento dal 18 maggio, vedendo questa piccola clip mi rendo conto che è una stronzata, semplicemente non volevo fare soldi, punto, stavo bene, stavo comfort. Se non vuoi, se non stai facendo una cosa, perché non vuoi farla, punto. Non c'è che c'è di oh no, oddio, ho il blocco. Sì, ok, ci può essere il blocco, sei consapevole, poi puoi poter dire va bene, parte sta stronzata, passiamo oltre o no. E ricordatevi di rimanere idratati. Ecco, non ci la villa sul lago, mangio una pizza a New York e quando pago fra mi parto per il fit americano. No baby mama drama, giro Lamborghini Diablo. Che c'è qui? Quella macchia marrone, nera, grigia. Mega. Mega. Vieni a festeggiare. Vieni a festeggiare con noi, Nick. Sono qui con Nick. Lui è il mio gatto. E lo adoro. Pesa 15 kg. No, non 15, però tanto.
E niente, poi sono stato in famiglia, sono stato con il mio gatto e ci siamo divertiti tutti insieme. Questo è la fine del vlog di dicembre 2022. Spero vi sia piaciuto. Un abbraccio. Volere è potere.